Eccoci, questo comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza è iniziato alle 11, al tavolo ovviamente la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, e poi come dicevi forze dell'ordine e intelligence. Occorre fare il punto su quelli che saranno i controlli nei 3 giorni di Pasqua, 3, 4, 5 aprile, in cui ricordiamo l'Italia sarà nuovamente una grande zona rossa. Far rispettare le regole con rigore ma anche con senso di equilibrio, questo ha raccomandato la ministra. Lamorgese ai 70.000 tra uomini e donne delle forze dell'ordine che saranno in campo. Grande attenzione al monitoraggio degli spostamenti. Ricordiamo brevemente, non si può uscire dalla propria abitazione se non per i motivi che ormai conosciamo da un anno, dunque lavoro, necessità, urgenza, salute, ma si potrà andare una volta al giorno con il proprio nucleo familiare a fare visita a parenti e amici, dunque sono consentiti anche i pranzi pasquali. Grande attenzione sulle strade, per quanto riguarda gli spostamenti, sulle spiagge, sui parchi, sulle zone insomma, dove si prevede che ci potrebbero essere molte persone. Tutto questo dicevamo 3, 4 o 5 aprile. Ricordiamo anche che è possibile spostarsi tra regioni rosse, ma soltanto per chi possiede una seconda casa. E occhio alle ordinanze regionali perché alcuni governatori, ad esempio quello della Toscana, quello della Sardegna, vietano gli spostamenti ai non residenti, anche se sono in possesso di seconde case. Insomma, vedremo che cosa uscirà ulteriormente da questo Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che è ancora in corso qui al Viminale. A te.